È un dipinto esposto alle intemperie. È stato realizzato con una tecnica antica. È importante capire questo, perché è una tecnica a fresco e che richiede una rapidità incredibile di esecuzione. Possiamo addirittura distinguere le tre giornate in cui esso è stato realizzato. È databile intorno alla fine del Cinquecento e rispecchia l'immagine più antica che è conservata sull'altare maggiore della chiesa. La confraternita di Santa Maria a Monte è una confraternita antichissima, viene fondata nel 1300 da quattro nobili famiglie nocerine e la sua esistenza è anche intimamente collegata al santuario della Madonna del Monte Albino. Le congreghe erano una sorta di servizio sociale fornito alla comunità da gruppi di persone che si mettevano insieme per dare dei servizi, degli aiuti. Abbiamo un gioiello di storia, ma di storia della comunità. Per questo il restauro di questo dipinto è poi il recupero della memoria di una comunità che deve rinascere. La confraternita da 8 anni ha iniziato un percorso di recupero di tutti i beni che sono all'interno della chiesa. Quindi il costo di questi noi non siamo in grado di poter soddisfare a tutte queste spese, perché in effetti la congrega ormai nel corso degli anni ha perso quello che poteva essere un patrimonio esistente già, e allora ci appelliamo pure al buon cuore dei fedeli e dei cittadini nocerini a voler preservare questo luogo e a fare in modo che si possa continuare, oltre a restaurare la lunetta, ma anche a ridare la giusta dignità a questo piccolo tempio cristiano.